Buongiorno a tutti. Vi domanderete il perché di questa nuova forma di comunicazione. Semplicemente abbiamo pensato che per rendere più partecipi i cittadini delle decisioni che giornalmente e settimanalmente l'amministrazione compie, sia necessario anche uno strumento nuovo, moderno, flessibile, che possa essere usato in qualsiasi ora del giorno. Ecco allora che accanto agli strumenti che da tempo conoscete, cioè Rigonza la mia città e quell'agile strumentino che vi è già arrivato per la prima volta nelle case, si chiama Diario di Bordo, a questi due strumenti adesso abbiamo associato anche questa forma, questo supporto, che possa essere più facilmente e immediatamente consultabile. La funzione è quella appunto di informare i cittadini delle cose, delle decisioni, dei servizi che mensilmente, settimanalmente, giornalmente vengono decisi e offerti alla comunità. Il responsabile di questo settore è l'assessore innocente Stefano Marangon, che assieme con me, appunto, ordina a cadenza stretta, come vedrete in seguito, gli argomenti di maggiore interesse. Il primo argomento di cui voglio rendervi edotti è quella decisione che ha aspettato 3 anni dall'inizio, quella decisione che riguarda la scuola media e la palestra di Ferrarolo. Vi ricorderete che c'è stata una inaugurazione a dir poco simbolica, che non aveva, diciamo così, un supporto veramente serio di partenza. Dopo 3 anni, mettendo assieme tantissimi elementi, siamo riusciti a chiudere una convenzione che aveva diversi punti deboli. Quindi da lunedì 14 la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo depositato dalla ditta, dal direttore dei lavori e dal progettista non più tardi del 3 giugno. Il progetto è stato validato da un consulente esterno nominato dalla ditta che aveva l'incarico di appunto redigere il progetto. Da oggi, da qualche giorno, contiamo i 60 giorni previsti nella convenzione perché sia dato corso a quell'impegno che è iniziare i lavori. Purtroppo nella convenzione è anche scritto che i lavori possono finire entro 36 mesi, cioè 3 anni. Fa acqua molto questa convenzione, però noi confidiamo che l'impresa costruttrice capisca le nostre esigenze, le esigenze della comunità e come già convenuto, sia in grado di partire abbastanza velocemente e anche di terminare, non certo nei 3 anni concessi dalla convenzione. Quindi questo è il primo argomento che mi ero impegnato già precisamente con le due riunioni di Ferrarolo e di Busa della settimana scorsa, il primo argomento a cui tenevo particolarmente. Il secondo argomento, per restare in tema, è quello qualcuno lo chiama scherzosamente palatacchetto. Bene, io sono contento di questo. Mi riferisco all'arcostruttura che poi è una vera palestra di Rigonza Capoluogo. È un'opera necessaria e indispensabile, al di là delle insinuazioni che qualche elemento di minoranza può fare. È un'opera indispensabile per dare un servizio vero, un supporto sportivo alle scuole, che in questo momento praticamente possono usufruire della palestra di Peraga e della palestra di Codiverno. Ci sembra troppo poco per una popolazione di 22.000 abitanti. Naturalmente, oltre al supporto formativo per le scuole, questa palestra, che conterrà
fino a 500 spettatori, potrà essere usata finalmente dai più di 2000 atleti che noi abbiamo a Vigonza, atleti amanti dello sport, che ora sono obbligati a dividere e condividere l'unica palestra effettivamente gestita, che è quella di Peraga, unitamente in qualche maniera all'altra di Codiverno. Altri due argomenti per non stancarvi. Il primo è un riferimento a quello che ci sarà lunedì 21 ore 19, consiglio comunale con molti argomenti interessanti per tutti noi. Ne cito alcuni: l'approvazione delle aree centrali di Perarolo collegate all'intervento della scuola, della palestra di Perarolo, l'approvazione di una servitù per iniziare la costruzione anche qui del contratto di quartiere di Vigonza, l'approvazione di una modifica del regolamento cimiteriale per dare più servizi, e noi sappiamo che è un argomento che dorme da molto tempo, più servizi a chi purtroppo deve per forza di cose usare il cimitero. Mi riferisco alle tombe, ai loculi che non ci sono, alle tombe in terra che devono essere riordinate e a tutte quelle cose che purtroppo chi ha avuto la necessità di toccare sa che sono non importanti e urgentissime. Un'altra informazione: sabato 19 giugno, ore 16:30, Castello di La Peraga, Premio Nazionale di Poesia, la conclusione di un percorso veramente ormai famosissimo che richiama gente da tutta Italia, artisti, poeti, scrittori da tutta Italia, che merita di essere partecipato. Ricordatevi, sabato, Castello di La Peraga, sabato 19, ore 16:30. Chiudo con un altro argomento fondamentale: la settimana prossima, 25, 26 e 27 giugno, avremo ospiti per un incontro trilaterale gli ambasciatori di Romania e di Bulgaria con due cittadine, una che conosciamo benissimo, la cittadina di Belene, e una cittadina rumena, Alexandria. Con questi due paesi intendiamo, attraverso il patrocinio della Camera di Commercio e degli ambasciatori, intendiamo instaurare rapporti commerciali. Ecco, un'occasione molto importante, appunto internazionale. Ricordatevi di fare, come dire, un pensiero, oppure di sapere almeno che c'è questo importante appuntamento. Per i cittadini di Vigonza, un'altra novità: cittadini di Vigonza capoluogo, proprio nel contesto dell'inizio delle costruzioni, di una parte delle costruzioni del contratto di quartiere, si è resa necessaria la creazione di un sito alternativo per la sagra. Ecco, domani sera, giovedì, in auditorium presenteremo questo nuovo layout, questa nuova disposizione per la sagra di Vigonza capoluogo. È stato un piacere iniziare, perdonate se c'è qualche sbavatura perché è la prima volta anche per me, anche se ho provato due o tre volte prima, e mi auguro che possa essere un servizio che completa l'informazione e anche rende giustizia dell'impegno dei tanti amministratori. E appuntamento a brevissimo. Buona giornata.